Allora, se sognate capelli sani e forti, rimanete proprio lì dove siete, perché è tornata a darci preziosi consigli la nostra super esperta in tricopigmentazione, la nostra Elisabetta Belfiore. Vivo sempre insieme ai miei capelli. Salve Elisabetta e benvenuta anche la nostra ospite di oggi, che si chiama Sara e che, ricordiamolo, indossa questo foulard per nascondere il risultato del trattamento che ha già fatto. E Sara, tu ti sei rivolta a Elisabetta a causa di un diradamento che hai iniziato a notare all'età soltanto di 16 anni, se non sbaglio. O meglio, qualcuno ti ha fatto notare, no, questo diradamento. Ci racconti cos'è successo? Sì, allora, io ho avuto sempre fin da bambina i capelli molto sottili. Poi ho iniziato a pormi questo problema appunto a 16 anni perché un amico molto carinamente mi ha dato della pelata e quindi da lì in poi ho notato questo problema e anche in famiglia mi chiedevano cosa fosse successo perché appunto si vedeva questo diradamento. Quindi te ne sei accorta lì, in verità. E hai mai indagato su quali possono essere state le cause di questo diradamento? Sì, io ho indagato fin da subito, ho fatto visite, accertamenti, perché soffrivo di amenorrea e quindi speravo e pensavo fossero collegate le due cose. E invece nessun dottore mi ha mai confermato questo collegamento. Ecco, ricordiamo che l'amenorrea è la mancanza del ciclo mestruale periodico, no? In questo senso. Elisabetta, lo chiediamo anche a te, esiste un legame tra l'amenorrea e la caduta dei capelli per quanto riguarda la tua esperienza? Ma guarda, studi medici dicono che uno dei sintomi fra i meno noti del diradamento dei capelli è proprio nella menorrea. E amenorrea e diradamento dei capelli sono anche due sintomi dell'ovaio policistico. E ecco, che cosa succede? Nella donna abbiamo un assottigliamento dei capelli e un diradamento che si concentra nella parte superiore del capo e poi diciamo prosegue nella parte posteriore e laterale. Allora, diciamo che il nostro consiglio quindi è sempre quello di consultare il medico. Intanto vediamo una foto di Sara per capire meglio, la foto di Sara ovviamente prima, in che zona è più evidente questo diradamento. Vediamo insieme lo scatto. Ecco, Sara, so anche che dopo aver visitato anche tanti specialisti hai smesso di cercare una soluzione, no? Alla fine poi a un tratto ti sei convinta a cercare il rimedio quantomeno estetico, no? Perché noi donne comunque anche già soltanto il look, l'approccio e la visione chiaramente cambia il nostro modo di percepirci. Cosa ti ha fatto cambiare idea a un certo punto? Quando sono venuta a conoscenza del trattamento che faceva Elisabetta, subito mi sono convinta e nel frattempo avevamo deciso di sposarci io e il mio compagno, quindi è stata la più grande motivazione perché ho detto almeno in quel giorno voglio sentirmi bene, vedermi bene, non amavo fotografarmi. Quindi... Quel giorno sei la diva della giornata, giustamente. Ricordiamo che ovviamente il trattamento è un trattamento estetico e chiediamo proprio ad Elisabetta come ha aiutato Sara a risolvere questo problema. Certo, tra i trattamenti alternativi per ovviare a questo problema esiste la tricopigmentazione, che è un trattamento non invasivo, si interviene sul cuoio capelluto utilizzando un ago specifico e del pigmento reversibile. Ecco, qui vediamo un video che ci racconta quello che stai dicendo, ci fa vedere quello che si simula l'effetto ottico del capellino che sta spuntando, non è un tatuaggio, però dà un grosso supporto da un punto di vista psicologico, si può intervenire sia nell'uomo che nella donna, ecco. Non è un trattamento medico ma estetico. Certo, e come dicevamo prima, comunque ci fa sentire molto meglio dal punto di vista visivo. E ho un'altra cosa da chiederti, Elisabetta. C'è moltissima gente che, soprattutto in questo periodo dell'anno, lamenta una massiccia perdita di capelli. C'è da preoccuparsi? No, assolutamente no. È, diciamo, qualcosa che accade in maniera temporanea e fisiologica. Anche perché, sai, nel mondo vegetale le piante cambiano le foglie, gli animali il pelo e l'uomo perde un po' i capelli. Perché comunque durante l'autunno il corpo si deve preparare alla stagione fredda, alla stagione invernale, e invece in primavera si deve depurare di tutte le tossine che ha accumulato durante l'inverno. Ecco che sono due momenti un po' stressanti per i capelli. Ecco, come possiamo aiutare la nostra chioma durante questo periodo anche un po' delicato di passaggio, anche perché ovviamente magari i capelli sono un po' più svuoti, hanno bisogno di maggiore energia? Sì, ti mostro come preparare una maschera a base di oli essenziali. Vediamo allora in grafica gli ingredienti per preparare questa maschera, così da casa anche voi potete provarla.
Ecco qui, allora, da fare in primavera 10 gocce di olio essenziale di rosmarino, 10 gocce di olio essenziale di lavanda, 10 ml di olio di argan. Eccoci qua, così sì. Ci fai vedere come allora, scegli gli ingredienti. Prendiamo 10 ml di olio di argan, che in questo caso ci serve come olio vettore per trasportare gli oli nel derma. Qui di grande nutrimento anche l'olio di argan per assolutamente i capelli. Sì, poi utilizziamo 10 gocce di olio di rosmarino, che è un olio che stimola molto la crescita dei capelli. Stimola la microcircolazione o comunque ha una reazione in tal senso. Assolutamente no? Sì. E poi altre 10 gocce di olio di lavanda. Lavanda è nota per la sua azione lenitiva, seborregolatrice e anche antiforfora. Una volta che abbiamo preparato il nostro olio, lo utilizziamo. Utilizziamo un po' di gocce, in questo caso intingo il dito. Chiediamo anche a Sara se ogni tanto fai maschere, per esempio. Ogni tanto sì, consumo. Riesci, soprattutto nei periodi di cambiamento di stagione, cerchi di curare i tuoi capelli? Sì, assolutamente. Sì. Brava. Ecco, dobbiamo effettuare un massaggio con movimenti circolari, quindi per far penetrare bene il nostro olio, è molto importante, per almeno 3 minuti su tutto il cuoio capelluto. Quindi il massaggio è importante, è fondamentale? È importantissimo, perché stimola la microcircolazione. Rende il cuoio capelluto più elastico e poi anche apporta nutrimento ai follicoli piliferi. Quindi vediamo, amiche da casa, ricordatevelo, anche quando siamo di corsa magari non abbiamo quei minuti in più, e invece in questo caso è importante farlo, perché ovviamente amplifica l'effetto della maschera. Assolutamente sì, però anche una soluzione per i più pigri che non hanno voglia magari di star lì e massaggiarsi. Ah, addirittura una soluzione. Bene, allora soluzione. Guardiamo anche questa. Una soluzione un po' più meccanica. Diciamo, sì. Si tratta di una fascia, una speciale fascia. Ah. Che adesso andrò, se è d'accordo la nostra Sara, ad apporre. Vieni, se vuoi togliere i tuoi occhiali, così. Questa è una fascia che si gonfierà, perché ci sarà un getto d'aria che in maniera costante. La applichiamo bene. Ti senti pronta, Sara? Sembri pronta per la Luna o per Marte? Diciamo che è una tricopressoterapia, perché adesso, gonfiandosi e sgonfiandosi questa fascia, eserciterà proprio un bel massaggio sul cuoio capelluto. Sono tutti, tra l'altro, velcro, vedo, quindi non ci sono cinghie e bottoni da mettere assolutamente, quindi è molto veloce da questo punto di vista. Sì, inserisco questo tubicino. Ti stai guardando, Sara, come attraverso ti vedi? Il quale poi passerà l'aria che gonfierà e sgonfierà la nostra fascia. Lo facciamo partire. Ecco, questo pompaggio richiama proprio attiva il microcircolo, scolla il cuoio capelluto, rende più efficace anche Ma scusa, Sara, non batte ciglio, cosa bellissimo. Senti? Ah, è bellissimo. Sulla pista, sei come su una pista. È una pressione costante, continua. Morbida, comunque morbida. La si sente. Bene. Molto efficace. Allora, io non vedo l'ora però di svelare il risultato. Credo che lo sia anche Sara, no? Perché sarai molto fiera di questa decisione che hai preso, di volerti sentire bene. Io, prima di appunto svelare il risultato finale, vorrei rivedere il prima. Vediamo se la regia mi rimanda in onda la fotografia. Ecco qui, quindi un leggero diradamento, diciamo, sulla parte alta. E adesso, voilà, sei pronta a togliere la fascia al mio 3? 3, 2, 1! Wow! Che risultato! Allora, confrontiamo anche, penso di avere le immagini, il prima e il dopo. Ecco, le vediamo insieme. Beh, direi, Elisabetta, è veramente una differenza importante. Cosa dici, Sara, felice? Felicissima, sì, mi ha cambiato decisamente. Immagini, l'autostima e l'energia di sé recuperato. Allora, grazie Elisabetta, grazie Sara, grazie prestissimo e ora...